Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max, stiamo riprendendo i nostri impegni settimanali dopo la pausa estiva. Molti sono andati in vacanza, molti non ci sono andati. E naturalmente io saluto tutti. Ciao Irene. Vediamo un po' se riesco a darti la parola. Eccoci qua. Dunque, allora dicevo, sì, dopo la pausa estiva riprendiamo i nostri incontri per parlare d'oro Ciao Max, e buongiorno. ciao, 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 buongiorno. Allora, sì, dunque, allora oggi sarà un intervento, diciamo, abbastanza contenuto nei tempi perché devo partire più tardi, devo partire per Zanzibar, va bene? E comunque, insomma, affronteremo gli aspetti più importanti, no? Di quello che dobbiamo dire. Allora, intanto, come prima cosa, devo dirvi che sto lavorando sull'organizzazione di un evento che sarà poi un congresso, diciamo così, internazionale, che si terrà a Lucca il 19 di ottobre, sabato 19 di ottobre. Il 19, quindi. Ho postato la locandina che deve essere ancora corretta, ci devono essere insomma aggiunti coupon promozionali, comunque nell'insieme, tanto per darvi un'idea, no? Interverranno quindi il 19 ci concentriamo sul discorso oro etico e assieme a me ovviamente io rappresenterò Auvesta, però ci sarà anche il signor Antonino che presenterà la sua azienda, la Zeta Metalli di Valenza, e poi Claudia Brandoni interverrà per, diciamo, come rappresentante della Elior. Va bene? Allora, queste tre aziende hanno alcune cose in comune, sono state selezionate da me in relazione così, con l'idea di cercare di accontentare il più possibile le diverse esigenze delle persone che poi mi contattano. Perché è chiaro che se rappresento un'azienda sola posso fare un lavoro eccezionale per questa azienda, ma sono comunque con un piede solo. Invece bisogna camminare, la natura ci ha creato apposta con due piedi, perché effettivamente per avere una certa mobilità bisogna cooperare, collaborare con altre aziende. Va bene? Allora, questo per quello che riguarda il 19, che è sabato, ripeto, al San Luca Palace Hotel di Lucca, è la stessa location che abbiamo utilizzato a marzo, quando sono venuto a marzo. Poi, siccome io mi occupo anche di altre cose, mi sono reso conto che il sabato è dedicato a parlare d'oro, non si può parlare di altre cose. Allora ho pensato che per tutti coloro che, per esempio, vogliono parlare del piano B, della fondazione, insomma, del destinazione Tanzania o anche di altre cose, perché poi sapete che si parla sempre un po' anche a 360 gradi, ho pensato che questi soggetti, magari, che vogliono appunto anche avere un contatto un pochino più diretto con me, perché il sabato io sarò molto occupato, naturalmente non ci sarà tanto tempo di parlare, per parlare eccetto un pochino a pranzo e eventualmente un pochino per la cena, di dare appuntamento a queste persone la domenica. Poi magari anche persone che non possono venire il sabato, possono venire la domenica, facciamo un incontro tipo quello che abbiamo fatto a marzo, che nell'insieme è andato bene, e ci possiamo incontrare dalle 10, diciamo così, alle 5, quindi alle 17 del pomeriggio, e facciamo l'intervento praticamente sul piano B, diciamo così. Poi, nella presentazione ufficiale, perché questa è solo la locandina, poi ci sarà un documento nel quale io presento in dettaglio i due giorni, che poi non, appunto non sono 2 giorni, perché io vengo in Italia, sono a disposizione praticamente dal 13 al 28, quindi sono di giorni, no? E quindi per coloro che invece vogliono avere un appuntamento, diciamo così, un incontro riservato con me, ci sarà anche la possibilità di farlo
in un altro giorno, compatibilmente ovviamente agli impegni di tutti, a Lucca, saranno miei ospiti e ci incontreremo o prenderemo un caffè, andremo a pranzo insieme. Questa è una cosa da vedere. E quindi ecco, vi comunico che il programma sarà a disposizione ufficialmente la prossima settimana, è già praticamente fatto, ve lo posso inviare oppure mi potete contattare telefonicamente e io un po' più un po' meno prendiamo subito l'appuntamento, bisogna essere anche un po' concreti nelle cose. Poi magari ce lo riconfermiamo quando arriva in Italia, però intanto cominciamo a lavorare sin da adesso alla programmazione, per cercare di utilizzare il tempo, una delle cose più importanti che abbiamo, nella maniera più razionale possibile. E anche questa è un po' un'impostazione, vogliamo così, vogliamo dire all'americana, diciamo all'americana. L'altra volta ho messo insieme l'incontro di marzo, in 2 settimane, adesso abbiamo un pochino più di tempo, cerchiamo di programmare le cose al meglio. Bene? Allora, detto questo, adesso vi dico altre cose. Se vi ricordate, già 2 anni fa, io vi avevo detto che avrei cercato di fare, insomma, compatibilmente a quel che il tempo, disponibilità del tempo, una sorta di ricerca, diciamo, di selezione e ricerca delle aziende italiane. Ora, poi questa ricerca è andata avanti, però siccome prendo un sacco di tempo, evidentemente non è la priorità, io ho bisogno, no, di conoscere la maggior parte delle aziende italiane, ma non soltanto italiane per il lavoro che faccio, perché quella che si chiama la conoscenza della concorrenza è uno degli aspetti fondamentali che in linea di massima nelle aziende tante volte né i rappresentanti delle aziende fanno. È faticosissima, prende un sacco di tempo, quindi un sacco di risorse e la gente in linea di massima non va. È chiaro che quando passo il livello, allora ci sono delle persone qualificate, no? Che sono, diciamo, che si occupano di questi aspetti, in linea di massima non si fa. E io invece. Ecco, io ho visitato queste aziende qui e mi sono salvato sulla pagina internet, su Firefox, i website, i siti di queste aziende, no? Per esempio, c'è all'estero, delle aziende che ho selezionato, c'è, ve le leggo sì velocemente, la Pax Gold, la Gold Avenue, la Bouillon Star, la Bouillon Vault, la Stone X Bouillon, Trust in Gold, Filoro, GVS, Gold Broker, Golden Way, MKS Pump, eccetera, eccetera, eccetera. Questa qui credo che l'ultima che abbiamo menzionato, credo che sia poi la stessa della Gold Avenue, possiamo metterla anche insieme. Allora, queste sono tutte aziende estere, va bene? Poi le aziende probabilmente principali, almeno come raffinerie in Italia, sono la Italpreziosi, la TCA e la Chimet. Mi sembra siano quasi tutte di Arezzo, se non mi sbaglio. Va bene? Poi ce ne sono altre, per Azienda Metalli a Valenza, che questa non l'ho menzionata, ma fa parte sia questa che la Elio, fanno parte di questa lista. Poi in Italia, appunto, ci sono altre aziende. Va bene, che sono quelle molte sono banchi metalli tipici, dove uno va a comprare l'oro e se lo porta a casa. Altre aziende sono tipo quelle che fa Ovesta, per capirci, che fa la Elio stessa, cioè che ti vendono dei piani di accumulo oppure ti danno la possibilità in qualche maniera di comprare l'oro e stoccarlo. Ecco, allora quando si entra in questo settore qui le cose sono un pochino più complicate. Io le aziende che ho salvato sono Orissimo, Moneta Aurea, Gecko Gold, Doma SRL, BLS, Orovilla, Aurofin, Asset,
Golker, ecco, beh, queste qui, Golker, queste qui, va bene? Allora, ogni azienda di queste qui, molte di queste aziende mi sono state, diciamo, selezionate, cioè mi sono state nominate da voi stessi, cioè da persone con le quali sono entrate in contatto e spesso e volentieri ho capito, ho recepito che l'esperienza che voi avete avuto con queste aziende non è stata gratificante. E questo, in un certo senso, non mi sorprende. Perché non mi sorprende? Bene? Allora, ricordiamoci, come dico sempre, che l'azienda perfetta non esiste. Non esiste da nessuna parte. Ogni azienda ha i propri punti di forza, come si dice, e i punti di debolezza. Aziende orientate al mercato sono quelle che hanno sempre una finestra, anche più di una, sul mercato, nel tentativo di individuare, percepire, intuire quelli che sono i trend futuro, ma allo stesso tempo hanno quindi anche già dei prodotti che sono studiati, realizzati, finalizzando tutto il processo alla soddisfazione del cliente finale con la creazione del profitto. Invece, spesso e volentieri le aziende, soprattutto le aziende piccole e medio piccole, sono strutturate ancora un po' in maniera artigianale, il loro prodotto è il migliore del mondo, no? E cercano di venderlo nel tentativo di realizzare qualcosa. Ecco, questo è proprio tutto un approccio completamente diverso. Prima bisogna vedere quelle che sono appunto le esigenze, i bisogni, le necessità, i desideri, chiamate come volete, di un certo segmento, del segmento o della nicchia di consumatori che non vogliamo raggiungere con il nostro messaggio, perché il nostro prodotto o servizio non può mai soddisfare tutto. Quindi si parla di cluster, cioè si parla di segmenti di mercato che devono essere individuati e poi il prodotto deve essere, il servizio deve essere fatto apposta per questo, o per questo. E poi si ritorna in azienda, si ritorna all'ufficio e si dice: beh, abbiamo capito questo, questo e questo. I nostri prodotti sono questi. Abbiamo prodotti che vanno molto bene, che sono quindi il concept dell'azienda. Abbiamo altri prodotti che stentano. Ecco, vediamo un po' tanto se si può tagliare dei prodotti, no, che non servono più, ormai sono obsoleti e che non sono più delle mucche a mungere, come si dice, in termini di marketing pubblicitario. E concentriamoci su quei 3-4 prodotti, quella linea di prodotti che sta andando bene, cercando di perfezionare questi prodotti in relazione a quello che abbiamo capito delle tendenze di mercato. Ora, questa operazione, che poi può sembrare anche semplice, non è assolutamente semplice, ve lo posso assicurare, perché poi come lavori con le aziende, ti dicono l'incaricato, no? Magari il general manager di quel prodotto dice: no, 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 questo qui non si può cambiare perché si è sempre fatto così. No, 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 questo qui non si può cambiare perché non c'è budget. No, 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 questo qui non si può fare perché non mi piace farlo a me, e te poi arrivi alla fine e ti rendi conto che hai a che fare con dei mulini a vento, con gente che magari è anche super preparata, sa tutto del proprio prodotto, sa tutto del proprio settore, ma non capisce quello che deve fare nella realtà. Cioè, magari ti chiede aiuto, però allo stesso tempo poi, un po' perché non ha budget, un po' perché è troppo occupato, un po' per qui, un po' per là, è molto, tante volte, molto difficile riuscire a cambiare quella che si chiama la cultura dell'azienda. Dico per esperienza personale. Quindi, aziende, l'azienda del futuro, che ha futuro, è un'azienda a mente aperta. Come sapete, il mio sito si chiama Mente Aperta, perché se oggi non hai la mente aperta, un po' prima, un po' dopo, vai fuori business. Bene, detto questo, ritorniamo alle nostre aziende che io vi ho appena nominato. Allora, noi dobbiamo avere sempre il massimo rispetto del lavoro degli altri. Questo come principio, come concetto. Perché se io mi metto qui adesso
a pontificare e mi hanno detto che quell'azienda lì c'ha un contratto che poi ti fregano, quell'altra azienda non ha rispettato. No, 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 non si deve ragionare in questa maniera. Siamo consapevoli che l'azienda perfetta non esiste, quindi il contratto perfetto non esiste. Tutto è perfezionabile. Io mi propongo come consulente quello che posso chiedervi in questo momento, siccome io vi offro qualche cosa, magari non piace a tutti, però io vi offro qualche cosa, quantomeno la mia esperienza, e cerco di farlo sempre in maniera onesta intellettualmente, quello che posso chiedervi in maniera del tutto, diciamo così, riservata e corretta è che se qualcuno di voi è entrato in contatto con queste aziende e me ne vuol parlare, io sono disponibile a cercare di fare quello che si può fare per vedere di correggere la situazione, o meglio ancora, soggetti che stanno entrando in contatto ma che non hanno ancora firmato niente con queste aziende, se vogliono un parere, diciamo così, disinteressato, io, come sapete, la consulenza è gratis, una chiacchierata si può sicuramente fare e io spero, credo, in maniera abbastanza onesta da, in posizione di terzo, quindi estraneo, diciamo, a tutto, vi dico se secondo me l'azienda e il contratto che vi devono proporre, voi dovete sempre considerare aziende che vi propongono un contratto e il contratto deve essere ben fatto, perché è la prima cosa che bisogna andare a guardare prima di firmare qualsiasi cosa. Si chiede il contratto, la procedura è la seguente. Si chiede il contratto all'azienda. Si chiede se ci sono delle deroghe, delle situazioni, no? Al contratto esistente. Il contratto lo si manda al dottor Max, è inutile che lo mandate al vostro avvocato che non ha nessuna esperienza d'oro, scusatemi. Perché il vostro avvocato vi può dare l'opinione se il contratto dal punto di vista tecnico è scritto bene, se quello che si chiama il legalese è corretto, si presenta bene da quel punto di vista lì, ma non può entrare troppo in merito ai contenuti, no? Perché per far questo ci vuole un'esperienza diversa, un'esperienza internazionale ci vuole, lo dico subito. E poi si vede il resto, cioè si vede tutta l'offerta, bisogna fare un po' di ricerca su internet, capire se ci sono stati dei complaint, vedere un attimo i review, stare attenta a quelle che si chiamano i review perché le aziende, io lo so come funzionano, pagano per ottenere una review positiva, eh? Pagano se le, o si fanno fare delle review, insomma ci lavorano e quindi valgono il tempo che trovano. E, parentesi, io come vedete non vi ho mai parlato troppo degli accreditamenti che Ovesta ha in Germania. Perché io so queste cose come funzionano, eppure ce ne hanno. È stata un'azienda in base a queste aziende, no? Che ti fanno queste survey, no? Queste ricerche di mercato. Questa è una delle aziende, è sempre stata una delle aziende top in Germania, però io non ve l'ho mai pompate troppo queste cose, perché so come funzionano, hanno il valore di PR, di pubbliche relazioni, ma vanno sempre prese un po' così queste cose. Comunque, contano magari anche quelle, non voglio dire che contano, perché se un'azienda ha referenze positive non può essere un brocco, no? No, se c'è una referenza positiva magari va sempre letta un po' così, però non è, va presa sempre in maniera positiva, chiaro? Bene, e quindi possiamo fare un lavoro che per me è anche molto utile, perché per me poi a un certo punto il discorso è dire, ma in Italia c'è solo l'azienda Metalli che lavora in maniera, diciamo, professionale, e no, spero di no, però ci saranno altre aziende, anzi sono certo che ci saranno altre aziende, però io ancora non le posso conoscere tutte, quindi non le posso proporre ai clienti. Quindi io proporrò, per esempio,
Se un'azienda mi dice, no, sono due aziende italiane che ora qui non sono menzionate perché non sono Bancometalli, sono aziende di stoccaggio. Io ho cercato più volte di ottenere, di capire se queste aziende di stoccaggio hanno la famosa licenza conto terzi. Ho cercato di ottenere queste benedette licenze conto terzi, io non ci sono mai riuscito ed è una cosa fondamentale nel momento in cui un soggetto vuole legalmente, legalmente parlando, che poi lo può stoccare dove vuole, no? L'oro suo, chiaro? Stoccare il proprio oro all'interno di queste aziende, di questi caveau. Beh, ci sono ancora riuscito, ma nel momento in cui uno mi dice sì, effettivamente, guarda, la licenza è questa, è stata rilasciata la questura, questo è nulla, sono ben contentissimo io di raccomandarla. Non ho nessun tipo di pregiudizio. Vuol dire che dalla Z Metalli avremo l'opzione Svizzera di comprare l'oro dalla Zona Vitale, portarlo in Svizzera con la Swiss Gold Safe, con l'azienda con la quale io sono diciamo così collegato, no, in questo momento, che suggerisco e che è lo sponsor dell'evento, eh? Lo sponsor dell'evento a Lucca sarà questa azienda qua, oppure avremo l'opzione di mandarlo in Italia. Tenete presente che legalmente sono due opzioni valide, ma per quello che poi io posso raccomandarvi, hanno due cose, situazioni diverse, molto diverse. Poi il cliente sceglie, per carità di Dio. Ecco, quindi come vedete c'è tutto un lavoro di ricerca da fare che prende ore, 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 ore di tempo, che io per carità, io ce lo spendo volentieri, perché a livello professionale so che non finisci mai, no? Non finisci mai, non finisci mai, non finisci mai di imparare. Poi io faccio le mie ricerche sul culto di Roma, non vedo perché non dovrei farle sull'oro, che per me sta diventando quasi una professione, no? In un certo senso. Quindi benissimo, però è un lavoro infinito. Quindi se c'è qualcuno che vuole, che ha dei dubbi su delle aziende, eccetera, eccetera, me le può chiedere, non ci sono problemi. Vi faccio un altro esempio, perché con gli esempi si capisce sempre tutto, no? Se no sono sempre discorsi per aria. Sono entrato in contatto con un amico che voleva comprare, uno che mi segue, che voleva comprare dell'oro. Allora abbiamo fatto tutto un discorso molto semplice, all'inizio non abbiamo nemmeno parlato, ci siamo scambiati dei messaggi e poi ne parliamo. Cosa ha fatto questo nel frattempo? Nel frattempo lui ha deciso così, di affidarsi a un'altra azienda. Benissimo, io non ho nessun problema. A parte era meglio se magari mi chiamava, me lo diceva. Avrei avuto da dirgli delle cose perché io poi alcune cose ve le dico soltanto a tu per tu, non ve le posso dire di queste aziende, ve le dico, ho delle informazioni, ma mi scoccia, non voglio sputtanare nessuno, non è questo quello che voglio fare. Come vi ho detto, bisogna sempre avere rispetto, però a tu per tu le cose ve le dico, nero su bianco. Cosa ha fatto? Ha deciso di comprare l'oro presso questa azienda, che lo dicono loro, non lo dico io. Io uso quello che dicono loro è pubblico. Ci sono dei video caricati su YouTube, potete andarli a vedere. Quindi io dico quello che dicono loro. Dicono come claim si dice in inglese, che hanno una concessione in Tanzania, azienda italiana. Io sono in Tanzania qua da 3 anni, non c'è nessuna azienda che ha una miniera in Tanzania, perché che cosa vuol dire concessione? Io non capisco nemmeno che cosa vogliono intendere per concessione. Guardate, qui ci sono due tipi di licenze. Quelle che rilasciano ai privati che vogliono fare compra e vendita d'oro, che poi ci devono pagare le tasse. Io questa licenza non la posso avere, perché non posso vendere e comprare oro, perché come pensionato io sono qui pensionato e non voglio avere niente a che fare con l'ufficio delle tasse, che si chiama TRA qua. Benissimo. Secondo, le rilasciano queste licenze, si chiamano licenze, non si chiamano concessioni, alle aziende minerarie. E ci sono due livelli di aziende minerarie. Un'azienda mineraria, diciamo, di tipo costituita da persone fisiche, si direbbe così, va bene?
E è un'azienda, per aprire una miniera, vado a memoria, scusatemi, mi sembra che ci voglia 5 milioni di dollari di investimento. E poi lo devi fare sempre in associazione con un tanzaniano. Poi c'è il livello delle società per azioni e mi sembra che ci voglia a livello superiore 20 milioni di euro. Sicuramente non c'è nessuna azienda italiana presente in Tanzania. Quindi già lì ti dicono una mezza bugia. L'unica cosa che possono avere è, siccome il mondo è piccolino oggi, poi io vivendo qui, io so quasi un po' tutte le aziende che ci sono, quelle che non ci sono, quelle affidabili, quelle meno affidabili, perché mi informo anche qua. C'è un building, va bene, in Samora Avenue, dove sono andato io tante volte, dove quando vado alla posta si chiama, al ferry, ci passo anche tra poco, ci devo passare davanti per andare a prendere il ferry da Kilimangiaro per andare a Zanzibar. Quindi io sono di casa qua ormai. Ho scoperto che questa azienda qui c'ha un ufficio, ci ho anche preso la foto, se volete ve la mando, in maniera riservata ve la mando, in questo building. Quindi sono andato 3 volte lì per visitarli, per conoscerli. L'ufficio è sempre chiuso, cioè l'insegna fuori, nessuno sa niente di questa azienda. La terza volta, picchia picchia meno, sono andato all'ufficio del manager e mi sono riuscito a trovare il telefono. Ho chiamato una volta e non ha risposto nessuno, poi magari richiamerò più avanti. Quindi loro probabilmente hanno una licenza che gli permette saltuariamente di andare lì e comprare un po' d'oro, ma andare e venire in Tanzania e comprare l'oro dall'Italia, vi dico subito, non è conveniente. Non è conveniente assolutamente, perché non ti vale la pena, se no gliel'avrei già portato l'oro in Italia. È 2 anni che cerchiamo di lavorare con Antonino per portare un po' d'oro in Italia, non ci siamo riusciti e io sono qua. Per tutta una serie di ragioni burocratiche, lunghe da spiegare. Va bene? Quindi, male che vada, loro hanno una licenza per fare compravendita, ma è ben diverso da avere una miniera, scusate. Detto questo, non è mica finita. In Italia c'è il problema dello stoccaggio. Ora, lo stoccaggio, che tu, prima di tutto devi avere la licenza a conto terzi. In tutti i paesi della Comunità Europea, un po' più, un po' meno, funziona nella stessa maniera. Te devi avere delle licenze speciali che sono diverse da quelle di fare compra e vendita. Infatti, Auvesta non ha cavò propri, perché non ha la licenza per fare stoccaggio conto terzi. In Germania sono rigidissimi. E cosa fa giustamente? L'unica cosa possibile da fare è dare l'oro in concessione presso la Brinks. La Brinks ha l'autorizzazione per fare licenza conto terzi. In Svizzera loro fanno stoccaggio in una località italiana, collocata in Italia, che non è una nazionalità italiana, non è Italia. Allora io gli ho chiesto a questo ragazzo: ma perché non chiedi le varie licenze, autorizzazioni? Non hai chiesto prima il contratto, la licenza che dicono di avere sulla Tanzania, la concessione, le licenze di stoccaggio conto terzi? Questi 3 aspetti lui non ha analizzato nulla, niente. Come si fa a comprare dell'oro, investire un sacco d'oro in questa maniera qui? Non è che io mi sia risentito con lui, non voglio l'idea, ma gli ho detto: ma scusa, ma non hai verificato niente? Come mai non mi hai chiamato? E lui è rimasto un pochino lì così e non ha saputo rispondere. Ora io gli ho chiesto di recuperare queste licenze a distanza ormai di 3 settimane, non ho ancora ricevuto nessuna notizia, perché non esistono. L'unica cosa che gli possono dare è una licenza compravendita in Tanzania, che non hanno probabilmente neanche mai utilizzato. Hanno fatto questa operazione, capite, a furbi, per dire che hanno sta concessione. Ma io, siccome non sono un tonto, io sono andato lì, ho spulciato le carte, ho visto che non ha nessuna miniera. Un po' di che è una miniera se è una licenza di compravendita, perché è una cosa che non c'entra niente. Ecco, purtroppo ci sono molte aziende in questa maniera. Ora, siccome vi ho menzionato il discorso del contratto, io so da tempo
il contratto che propone Ovesta non è stato fatto e tradotto con i crismi che un contratto di un'azienda di quel tipo prevederebbe. E allora, dopo picchia, 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 picchia e picchia, alla fine ho detto: o mi seguite in quello che si deve fare, e allora forse il prossimo anno possiamo fare molto meglio, oppure qui si sta perdendo soldi. Allora, piano piano, piano piano, perché io sono buono e caro, però poi a un certo punto mi gira le coglioni, detto chiaro, perché a un certo punto si lavora in maniera tutti coerente e professionale, si lavora sui punti di debolezza dell'azienda, no? L'azienda deve mantenere un certo standard in tutto, si chiamano standard di qualità, in tutte le cose che fa. Non ci possono essere punti di debolezza, perché poi quello diventa un punto che poi ti fa perdere i soldi e soprattutto ti fa perdere la faccia, che è ancora peggio. Allora, ho avuto l'autorizzazione di rivedere il contratto. A dire la verità, sono due contratti di Ovesta, che poi sono quelli che scarica il cliente, può scaricare il cliente quando fa l'apertura del conto. Intanto il contratto deve essere a disponibile subito, a prescindere dal fatto che uno apra il conto o meno. Perché, come vi ho detto prima, il contratto è la prima cosa che si deve leggere. Se non vi fa non leggere nessun contratto, voi non dovete firmare assolutamente nulla. Chiaro, no? Quindi già lì bisogna cambiare la procedura. Però, siccome io poi i contratti sono già quasi finiti, già quasi finiti, abbiamo finito il primo, ora dobbiamo con Walter Manca, andiamo un po' a rilento, perché Walter adesso che è in pensione, è più occupato di prima, mi ha detto, quindi vabbè, pazienza. E quindi dobbiamo adesso rivedere il secondo, che sarebbe quello del servizio online, della e-service, per la gestione del sito praticamente. E quindi il contratto poi sarà sulla mia scrivania. Nel momento in cui aprirò i nuovi contatti con nuovi potenziali, diciamo così, amici, clienti, amici, io la prima cosa che gli farò, gli dirò, è quella di dire: guarda, vuoi il contratto? Lo vuoi leggere? Io te lo do e è a disposizione. Ti fidi di quello che ti dico? Andiamo avanti. Approfitto, chiudendo questa parentesi, chiudiamo questa parentesi, scusate, diciamo qui un pochino lunga, però volevo ricordarvi che non mi sono dimenticato di quello che vi avevo detto. Quindi queste aziende qui saranno tutte, per quello che mi riguarda, non so quanto tempo ci vorrà, scrutinate, e quindi se qualcuno ha già dei contratti disponibili, per capirci, e me li vuole mandare, li vedo volentieri. E prometto a queste aziende di essere assolutamente onesto nell'analisi dei contratti, dei quali non parlerò mai in pubblico, mai, mai. Mi riserverò eventualmente di parlarne singolarmente con gli interessati. Chiaro. Detto questo, farei una piccola pausa per chiedervi se per caso qualcuno ha delle domande o dei commenti da fare, perché io ho 5 minuti, 5, 10, e poi oggi devo chiudere. Prego. Allora, se non ci sono domande o commenti, vi ricordo che sarà possibile dal 1º settembre, da 2 giorni, già abbiamo iniziato questa cosa con i vecchi clienti, dedicare 30 minuti, naturalmente un servizio incluso nel servizio, quindi gratuitamente, sia per clienti quindi vecchi, sia per potenziali clienti nuovi, facendo fare un tour sul sito di Ovesta. Questa è un'altra cosa molto importante che voi dovreste sempre richiedere all'azienda nel momento in cui andare lì, studiare il sito per bene, anche in maniera preventiva, eccetera, eccetera. E invece purtroppo tante volte si compra a scatola chiusa. Ricordatevi che a scatola chiusa si compra solo a rigoni. Ecco, anche questa è un'iniziativa appunto molto, credo, molto interessante, soprattutto per i nuovi clienti. Ho notato che molti clienti, per esempio del Royal Class, per capirsi, il sito non lo conoscono,
È fondamentale conoscere il sito perché? Perché siccome Auvetta utilizza la frazionatura dell'acquisto dell'oro, sul sito di Auvetta si può vedere esattamente tutti i codici che ci sono stati assegnati sui nostri acquisti. E quindi la presenza dei codici e il report di fine anno della gestione dei depositi dei clienti di Ovesta presso i Brinks, che anche quella è disponibile in maniera riservata, che ammontano a più di 150 milioni di dollari, e così si capisce anche cosa gestisce Ovesta rispetto ad altre piccole aziende, va bene? E sono cose fondamentali, sono quelle che dimostrano a tutti coloro che potevano dubitare, no? Che l'oro non esiste, ma non esiste l'oro, che l'oro effettivamente esiste, perché qui c'è un doppio confronto con il resoconto finale dell'anno dei Brinks. È chiaro che si può falsificare un documento, ma non si può falsificare un documento del genere che è certificato anche delle aziende di certificazione ogni 3 mesi. Cerchiamo di capire un attimo. Benissimo, poi l'ultimissima cosa è quella che manderò, se ce la faccio, manderò una comunicazione, siccome ho avuto problemi di Telegram, l'avete saputo, no? E mi fido e non mi fido, da un lato cercherò di fare degli interventi video da caricare su YouTube e possibilmente anche poi su altri social media per promuovere adesso il nuovo Switch Pilot, perché effettivamente non è stato ancora promosso nella maniera giusta ed è quello che farà la grande differenza, no? Dal punto di vista del marketing per quello che riguarda Vesta, perché è un'unicità mondiale. Ora anche io lo sto testando, dobbiamo andare con piedi di piombo, devo cominciare a fare le prime chiusure, i primi cicli si sono già chiusi sull'argento, sono andati benino per quello che riguarda la grammatura, molti cicli si sono già attivati sull'oro, però non si sono ancora chiusi, quindi io devo chiudere almeno 10-12 cicli e spero, non lo so, fine anno, subito anno nuovo, purtroppo ci vuole tempo per mettere insieme questi dati, bisogna che lo faccia in maniera professionale, cioè poi devo presentare dei dati che sono la media di questi 12 clienti che hanno concluso il ciclo e devo fare tutto un bel lavoro professionale di statistica che va fatto. Ho fatto le stesse cose sui miei clienti, no? Quando abbiamo fatto lo studio clinico con il professor Pollack, ci siamo messi lì, abbiamo fatto tutte le statistiche. Io non so quanto tempo mi ha preso a fare questo lavoro, ma probabilmente, ve l'ho già detto tante volte, solo il lavoro di statistica, di analisi dei dati, probabilmente mi ha preso il tempo che voglio dire che mi ha preso tutta la trilogia, ma sicuramente un volume della trilogia. Capitolo 1, quindi un'enorme quantità di tempo perché poi è stata pubblicata la cosa su una rivista scientifica e doveva mantenere i crismi di tutta la statistica, che meno male non ho fatto statistica perché non ci capirei assolutamente niente, però mettere insieme i dati, quindi è abbastanza semplice, analizzarli con tutti i software che hanno loro diventa una cosa incredibile da fare. Comunque nello studio clinico sono state pubblicate queste cose qui. Vabbè, ecco. Quindi vi dicevo, poi farò dei gruppi su WhatsApp con concessione se mi autorizzate, per cui in alternativa a Telegram, in due parole, mi è molto utile, utilissimo, ma mi fa anche arrabbiare, perché io non capisco come mai io non posso contattare, non posso mandare notifiche a persone che vogliono essere aggiornate, cioè io le posso mandare sul canale, ma non le posso mandare personalmente. Secondo me questa è una cosa che non va bene, perché quantomeno se uno non volesse diciamo contattato personalmente, me lo dice, mi blocca e finisce lì. No, mi blocca e finisce lì. Le notifiche tante volte passano inosservate e quindi diventa molto difficile riuscire a capire come funziona. Ho visto l'intervista del fondatore, Dallon, come si chiama, colui che poi è stato bloccato anche in Francia. Mi sembra una brava persona, però dice che lo script l'ha scritto il fratello, che è un genio, però tanto genio dal punto di vista del marketing non lo è, perché se no lo script dal punto di vista dello script, bisogna capire quello che ci scrive nello script.
il sistema non doveva essere scritto dal punto di vista del marketing in quella maniera lì. Quindi, dopo un po' che io mando queste notifiche, mi limita molto Telegram, perché mi compare il robottino che mi dice: ah, hai mandato le notifiche, sei stato segnalato che non è vero, e mi bloccano. E quindi, uno strumento fondamentale di libertà, come lo presentano loro, non può avere il robottino che ti rompe coglioni. È logico, no? Quindi non è stato sviluppato anche lì come doveva essere sviluppato. Quindi non possiamo contare, non posso contare, perché Telegram ha problemi qua in Tanzania, speriamo che si risolvano, però bisogna vedere sempre in futuro, quindi bisogna puntare su YouTube, le altre piattaforme e soprattutto WhatsApp, perché tanto le comunicazioni, se vogliono, dovete capire, le controllano comunque. Mi segnalano Signal lo conosco a 3 o 4 anni, no? Lo conosciamo a 3 o 4 anni. Sì, può darsi che inizialmente ci fosse una privacy, ma tutte queste aziende qui di telefonia hanno una concessione, sono quasi tutte americane. Non una concessione speciale, una licenza speciale che viene poi rilasciata dal governo sotto il controllo dell'NSA. Via, non mi veniamo, ci veniamo come funziona col Bitcoin e le monete digitali. Le monete digitali, magari ci sarà la BIS di dietro anche a questa cosa, ma grosso modo non scappa niente al giorno d'oggi. Quindi utilizzare un sistema, non facciamo mica niente di illegale. Via, non diciamo mica, anzi, io sono il primo che vi dico: fate le cose legalmente. Se ci sono delle regole, tutti dobbiamo seguirle. Tutti. Quindi, nel momento in cui noi trasferiamo dei capitali in maniera legale o diciamo di cose, dov'è il problema? Il problema è che poi a un certo punto non ce le faranno fare più queste cose qui. E questa è la cosa che mi turba, che mi preoccupa, e la maggior parte delle persone sono lì a guardare e non capiscono che quello che puoi fare oggi non sarà più possibile farlo di qui a un anno, di qui a 2 anni. Quindi io ora creerò dei gruppi su WhatsApp, gruppi per i vecchi clienti, per i potenziali acquirenti, per i clienti diciamo così, L e XL, nelle quali manderò le comunicazioni sperando che tutti accettino e che diventano grande famiglia, e che così le persone saranno anche in contatto tra loro, potranno scambiare opinioni, sperando che non parlino troppo male, perché purtroppo queste cose qui non le fa con certo spirito, e poi viene fuori che uno parla male di quello, quell'altro parla male di quell'altro. Speriamo che non avvengano cose di questo tipo. E poi ricordo a molte persone, magari che ci sentono, per coloro che hanno ancora il Royal Class vecchio, e a un certo punto, un po' prima o dopo, santo Dio, bisogna fare il sacrificio di passare ai programmi nuovi delle taglie, perché almeno si sfrutta il switch pilot. Non ha nessun senso mantenere soprattutto grossi capitali sul Royal Class. Il Royal Class si può mantenere esistente così com'è e aprirne anche uno nuovo. Non c'è conflitto fra i due, ma nel momento in cui il cliente vuole trasferire oro da Royal Class alle taglie nuove, allora deve a quel punto trasferirlo tutto e il Royal Class viene chiuso. Non mi dite perché funziona così, perché io, come persona che capisce qualcosa di marketing, non l'avrei fatto così, ma i tedeschi sono così: o tutto o nulla, la via di mezzo non gli piace, eh? E quindi purtroppo bisogna, come si dice sempre, fare di necessità virtù. Le aziende perfette non esistono. Io oggi mi chiuderei l'intervento qua. Se avete domande, in chiusura. Se no, ci riaggiorniamo lunedì, farò l'intervento, riprenderemo a parlare del culto di Roma e della creazione della Chiesa cristiana, cattolica cristiana, con Flavio, sulla Rana Libera, credo, alle 9 di sera, alle 21. Poi ci sarà l'appuntamento di mercoledì, mercoledì per Destinazione Tanzania. Dovrebbe intervenire Fabrizio, che è un ragazzo che ha visitato tantissimi paesi in Africa, e quindi gli chiederò di fare proprio un'intervista parlando dei paesi migliori, dei punti di forza, dei punti di debolezza. Quindi sarà una cosa molto interessante, con
tutte le domande possibili immaginabili per coloro che magari vogliono venire qua in Africa. E poi sabato prossimo è un appuntamento importante perché interverrà un rappresentante assieme a Claudia della Elior, uno dei dirigenti, diciamo così, e darà la sua testimonianza sulla sua azienda, come fece Flaviano, ricordate, circa un mese fa. Benissimo, se non ci sono domande, io chiuderei l'intervento qua. Ringrazio a tutti e vi auguro un buon fine settimana. Grazie, ciao.